Ciao, questa è una fiaba bellissima di Guido Gozzano, si chiama Non so. C'era una volta un principe che, ritornando dalla caccia, vide nella polvere sul margine della via un bimbo di forse 8 anni che dormiva tranquillo. Scese da cavallo, lo svegliò. Che ci fai qui, piccolino? Non so, rispose quegli, fissandolo senza timidezza. È tuo padre? Non so. È tua madre? Non so. Di dove sei? Non so. Qual è il tuo nome? Non so. Preso il bimbo in groppa, il principe se lo portò al suo castello e lo consegnò alla servitù, perché ne avesse cura, e gli fu dato il nome Non so. Quando ebbe 20 anni, il principe lo prese per suo scudiero. Un giorno, passando in città, gli disse: «Sono contento di te e voglio regalarti un cavallo, per tuo uso personale». Andarono così alla fiera. Non so, esaminava gli splendidi cavalli esposti, ma nessuno gli piaceva e se ne andarono senza aver nulla comperato. Passando dinanzi ad un mulino, videro una vecchia giumenta quasi cieca che girava lentamente la macina. Non so, guardò attentamente la bestia e disse: «Signore, quello è il destriero che mi ha bisogno». «Tu scherzi!» «Signore, comperatemelo e ne sarò felice». Il principe si sdegnò quasi, poi, vedendo Non so supplicante, cedette alle sue preghiere e gli comperò la giumenta. Il mugnaio, consegnando la bestia a Non so, gli disse all'orecchio: «Vedete questi nodi nella criniera della cavalla? Ogni volta che ne sfarete uno, essa vi porterà sull'istante a 500 leghe lontano». E ritornarono a casa. Pochi giorni dopo, il principe venne invitato dal re e Non so fu ospite col suo signore nel palazzo reale. Una notte di plenilunio passeggiava nel parco e vide appesa ad un albero una collana di diamanti che scintillava alla luce della luna. «Prendiamola dunque!» disse ad alta voce. «Guardati bene o te ne pentirai!» fece una voce ignota e vicina. Si guardò intorno. Chi aveva parlato? Era il suo cavallo! Esitò un poco, ma poi si lasciò vincere dal desiderio e prese la collana. Il re aveva affidato a Non so la cura di alcuni suoi cavalli e di notte gli illuminava la sua scuderia con la collana sfavillante. Gli altri stallieri, gelosi di lui, cominciarono ad insinuare che nella scuderia di Non so splendeva una luce sospetta, che egli si dava a stregonerie misteriose. Il re volle spiarlo e una notte, entrando subito nella scuderia, vide che la luce veniva dalla collana abbagliante, appesa ad una mangiatoia. Fece arrestare il giovane e convocò i saggi della capitale perché decifrassero una parola scritta sul fermaglio della collana. Uno studioso decrepito scoperse che il monile era della bella dalle chiome verdi, la principessa più sdegnosa del mondo. «Bisogna che tu mi conduca, la principessa dalle chiome verdi», disse il sovrano, «o non c'è che la morte per te». Non so, era disperato, andò a rifugiarsi dalla vecchia giumenta e piangeva sulla sua magra criniera. «Conosco la causa del tuo dolore», gli disse la bestia fedele. «È venuto il giorno del pentimento per la collana presa contro il mio consiglio. Ma fa cuore ed ascoltami. Chiedi al re molta avena e molto danaro e mettiamoci in viaggio». Il re diede l'avena e il danaro a Non so e si mise in viaggio con la sua cavalla sparuta. Arrivarono fino al mare. Non so, vide un pesce prigioniero fra le alghe. «Libera quel poveretto», gli consigliò la cavalla. Non so, ubbidì, e il pesce, emergendo con la testa sull'acqua, disse:
Tu mi hai salvata la vita e il tuo beneficio non sarà dimenticato. Se tu abbisognassi di me, chiamami e verrò. Poco dopo videro un uccello preso alla pania. Libera quel poveretto, gli consigliò la giumenta. Non so, ubbidì, e l'uccello disse: Grazie, non so, quando ti sia necessario, chiamami e saprò sdebitarmi. Giunsero dinanzi al castello della principessa. Entra, disse la giumenta, e non temere nulla. Quando vedrai la bella, invitala ad accompagnarti qui. Io danzerò per lei danze meravigliose. Non so, bussò al palazzo, aprì una dama bellissima che gli prese per la principessa in persona. Principessa, non sono io la principessa, rispose e l'accompagnò in un'altra sala, dove l'attendeva una fanciulla più bella ancora. E questa a sua volta l'accompagnò in una sala attigua da una compagna più bella di lei. E così di sala in sala, da una dama all'altra, sempre più bella, per abituare gli occhi di non so alla bellezza troppo abbagliante della bella dalle chiome verdi. Questa lo accolse benevolmente e dopo un giorno condiscese a vedere la giumenta danzatrice. Saltatele in groppa, principessa, ed essa danzerà con voi danze meravigliose. La bella, un poco esitante, ubbidì. Non so, le balzò accanto, sciolse uno dei nodi della criniera e si trovarono di ritorno dinanzi al palazzo del re. M'avete ingannata! Gridava la principessa. Ma non mi do per vinta e prima d'essere la sposa del re vi farò piangere più di una volta. Non so, sorrideva soddisfatto. Sire, eccovi la bella delle chiome verdi. Il re fu abbagliato da tanta bellezza e voleva sposarla all'istante, ma la principessa chiese che gli si portasse prima una forcella d'oro tempestata di gemme che aveva dimenticato nello spogliatoio del suo castello. E non so, fu incaricato dal re alla ricerca, pena la morte. Il giovane non osava ritornare al castello della bella delle chiome verdi dopo il rapimento e guardava la sua giumenta accorato. Ti ricordi, disse questa, d'aver salvata la vita all'uccello impaniato? Chiamalo e ti aiuterà. Non so, chiamò subito l'uccello, comparve. Tranquillizzati, non so, la forcella ti sarà portata. E adunò tutti gli uccelli conosciuti chiamandoli a nome. Comparvero tutti, ma nessuno era abbastanza piccolo per entrare dalla serratura nello spogliatoio della bella. Vi riuscì finalmente il reattino, prendendovi quasi tutte le penne, perdendovi quasi tutte le penne nel tentativo, e portò la forcella al desolato non so. Non so, presentò la forcella alla principessa. Al presente, disse il re, voi non avete più motivo per ritardare le nozze. Sire, una cosa mi manca ancora e senza di essa non vi sposerò mai. Parlate, principessa, e ciò che vorrete sarà fatto. Un anello mi manca, un anello che mi cadde in mare, venendo qui. Venne ingiunto a non so di ritrovare anche l'anello, e quegli si mise in viaggio con la giumenta fedele. Giunto in riva al mare, chiamò il pesce, e questi comparve. Ritroveremo l'anello, fatti cuore. E il pesce avvertì i compagni e la notizia si sparse in un attimo per tutto il mare e l'anello venne ritrovato poco dopo, tra i rami di un corallo. La principessa dovette acconsentire alle nozze. Il giorno stabilito s'avviarono alla cattedrale con gran pompa e cerimonia. Non so, e la cavalla seguivano il corteo regale ed entrarono in chiesa con grave scandalo dei presenti. Ma quando la cerimonia fu terminata, la pelle della giumenta cadde in terra e lasciò vedere una principessa più bella della bella dalle chiome verdi. Essa prese non so per mano. Sono la figlia del re di Tartaria. Vieni con me nel regno di mio padre e sarò la tua sposa. Non so e la principessa presero congedo dagli astanti stupefatti e non se ne ebbe più novella alcuna.